Ciao, sono Teresa, una viaggiatrice LEMAT. Sono al rifugio Casanova, a Stia, nel Casentino, nella parte aretina del Parco delle Foreste Casentinesi, e sono da Stefano. Dopo la settimana trascorsa da Caterina e Carlo a Londa, in provincia di Firenze, avevo voglia di scoprire i silenzi di questa immensa foresta che unisce province e regioni. Immaginavo un rifugio con acqua fredda e tutte le scomodità tipiche, ma invece sulla porta mi accoglie Stefano e scopro subito l'attenzione e l'amore con cui cura questo piccolo posticino. Trovo una cena semplice, il camino e l'acqua calda. Stefano racconta di persone, luoghi e di tante cose che fa e pensa. Non vive al rifugio e non può vivere al rifugio. Stefano, infatti, aiuta nella ricerca di risorse. Corre da un luogo all'altro, incontra imprenditori sociali, sindaci, presidenti, scrive e presenta progetti, ma da sempre cammina anche nei boschi e sulle montagne. E così ha in gestione questo piccolo rifugio, dove arrivano viaggiatori da tutto il mondo, e non solo per camminare. Avrei voluto averlo sempre con me, ma dopo cena Stefano mi saluta e mi lascia sola, qui nel mezzo della foresta. I prossimi viaggiatori arriveranno soltanto sabato. Ho dormito davvero bene e al risveglio ho trovato tutto e al posto giusto e mi sono preparata un'ottima colazione. C'è il diario dei viaggiatori che sono passati di qui. Leggo. Ciao Stefano, è stata un'esperienza molto bella e unica. Abbiamo sentito il silenzio e visto il buio. Nel pomeriggio vengono a trovarmi i miei amici dalla vicina Umbria. Insieme esploriamo la foresta ascoltando i bramiti dei cervi in amore. Il giorno dopo, piano piano, in mezzo al bosco scendo a Stia. E trascorro insieme a Caterina la mattinata nella bella piazza antica. Piccoli negozi e botteghe, molti purtroppo chiusi. Le persone sono gentili e accoglienti. Raccontano di quando a Stia le fabbriche della lana erano famose in tutto il paese. Potevano farla anche questo. Salti in lungo. Così vado a visitare la fabbrica di Luigi Lombardi, oggi una fondazione, e il Museo dell'Arte della Lana. Fin dal Medioevo, come ancora oggi, la tessitura artigianale casentinese, Tax, produce il panno casentino con il ricciolo e nei colori classici, l'arancio e il verde. Il ricciolo è un doppio strato antifreddo e antipioggia e i colori, davvero un po' inusuali, risalgono ad un errore, così mi raccontano. Nel pomeriggio arriva Stefano e andiamo a trovare Marta. Marta lavora con gli asini
i ciuchi, come si chiamano qui. Marta ha visite, un gruppo di agricoltori sardi del Sulcis in viaggio di studio. Stanchi, torniamo al rifugio. Durante la notte sento tanti rumori e il vento soffia forte. Oggi parto, ma prima andiamo a vedere uno dei tanti mulini ad acqua di una volta. Perché sono gli spifferi che fa tirare. Grazie Lemat per avermi fatto conoscere altri special persons and special places.